Quello che stiamo per fare oggi è incredibile, perché credo che non ci sia nemmeno un contenuto simile in tutta YouTube Italia. E forse in tutta YouTube, punto. Dovremmo essere i primi a superare una frontiera chiamata maglie storiche originali della Juventus. Una collezione, ragazzi, una collezione che ha iniziato mio papà quando era giovane e quando aveva presso poco la mia età, e che ho continuato io. Io vi ho già portato il primo video della serie, è la collezione delle mie maglie, la mia collezione di maglie da calcio della Juventus, che lo trovate qui sopra nelle schede. È andato benissimo e ve l'ho portato qualche mese fa. E mi ero ripromesso di portarvi, al raggiungimento di tot like, anche le maglie del mio papà. I like li aveva raggiunti, ci è voluto un po', ma sono arrivato. E quindi mettetevi comodi, perché questa è la parte 2. Le maglie che vanno dal 1985 fino al 2007, quando poi ho iniziato anch'io ad avere la passione appunto per il collezionismo, e siamo arrivati a continuarla di generazione in generazione, con la speranza poi di attaccare questa malattia anche a mio figlio, al mio futuro figlio, un potenziale futuro figlio. E quindi vi chiedo ancora una volta di mettere mi piace a questo video, perché è un video inedito, unico nel suo genere, in assoluto, e vi chiedo anche di scaricare OneFootball, lo trovate qui sotto in descrizione, per avere tutte informazioni riguardo al calciomercato futuro della Juventus, non quello del 1985, che quello lì è già finito. Però possiamo tutti insieme crescere, creare altre Juventus molto molto forti da ricordare in futuro, e delle quali andremo a comprare la maglia dei nostri beniamini. E niente, ultima cosa prima di iniziare, siamo veramente vicini ai 200.000 iscritti, e quindi se ancora non l'avete fatto, un'iscrizione a questo canale è totalmente gratuita, e mi fa un sacco piacere. Vai, partiamo. Allora, ho diviso in tre fasce le maglie degli anni 80, degli anni 90 e degli anni 2000. Partiamo da questa, anni 80, è una maglia bianconera, quindi classica, 1985, signori, Ariston e K, due stelle, e il numero dietro è di Pablito Rossi, signori. Me l'avevo già fatta vedere in occasione appunto della scomparsa recente di Pablito Rossi. Questa maglia è veramente molto antica, considerate che queste maglie sono più vecchie di me, io sono del 92, ed è un pezzo di storia della Juventus. Ora, c'è un'importante precisazione in tutto ciò. Io, insieme a Guidi, che ringrazio per avermi dedicato del tempo oggi, sono andato a ricostruire cronologicamente tutte queste maglie. Potrebbero esserci degli errori sulle annate, quindi chiedo subito scusa, anche perché negli anni 80 molte maglie erano uguali e siamo andati ad intuito, perché mio papà mi ha sempre detto che ha comprato questa in onore di Pablito Rossi, e quindi doveva essere per forza quella di quest'annata. Eccola qua, guardate che bella, il numero 9 della Juventus. Poi abbiamo questa, sempre del 1985, 85-86, è l'altra maglia, blu e gialla, colori sociali di Torino, della città di Torino, sempre Ariston, sempre K, e le due stelle col numero 10, Michel Platini. Diciamo, uno abbastanza scarso, che nella storia della Juve ha lasciato, no, non l'ha lasciato il segno, e quindi mio papà ha voluto comprare anche questa maglia. Diciamo che quel 9, quel 10 lì era tanta tanta roba, e questa è l'altra maglia, sempre del 1985-86. Ultima maglia degli anni 80, 1989-1990. Questa qua ha lo sponsor di Upim, ancora K come sponsor tecnico, ancora le due stelle esposte. Ricordiamoci che nel 1985 noi avevamo già le due stelle, e tuttora nel 2021 siamo l'unica squadra in Italia che possiamo contare più di una stella. Questo discorso che possiamo tenere da parte. Questa non ha assolutamente nel nome né il numero, mio papà ha deciso di prenderla vuota. Io è una roba che non riesco a fare, quella di prendere le maglie vuote. Io cerco sempre anno dopo anno di prendere il calciatore del quale forse ho più fiducia in quel momento, e cercando anche di riuscire a completare un discorso legato a tutti i calciatori a cui voglio bene, cercando di avere una maglia pressappoco di tutti. Quindi ad oggi, se vado indietro nel tempo, mi manca una maglia di Barzagli, che magari avrei voluto, desiderato. E meno male, di quelli che mi hanno dato veramente tante emozioni, ma forse solo Barzagli, mi manca solo la maglia di Barzagli ad oggi. Vorrei la maglia di Morata della finale di Champions di Berlino, di quell'annata lì, perché in quell'annata non ho comprato nessuna maglia originale,
e me ne sono pentito amaramente. Quindi se qualcuno di voi la vende, fatemi sapere nei commenti o scrivetemi su Instagram. È in arrivo la carrellata delle maglie dedicate agli anni 90. Eccole qua. Allora, questa anni 90, sì, ma proprio inizio. 1990-1991, anche qua non ero ancora nato. È una maglia stranissima, questa qua. Abbiamo voluto verificare oggi la veridicità di questo tessuto veramente particolare. Ve lo faccio vedere. Guardate, sembra tipo le casacche che si vanno ad indossare. Anche K c'ha la sua bella linguetta, fascetta, che non riesco a mettervi a fuoco. Ci proverò. Eccola qua, sembra originale. E le abbiamo anche guardate su internet e sono fatte così. Quindi questa è particolare, anche qua non c'è il numero, papà, ti devo sgridare perché devi iniziare a comprare le maglie dei calciatori con il nome e il numero dietro, perché sennò non sono ricordi. 1992-1993, io inizio a essere nato, ho poco meno di un anno e mio papà compra questa maglia. Io pensavo fosse del portiere, addirittura, sempre gialla e blu, invece è soltanto a maniche lunghe, la seconda di quell'annata, di quella stagione sportiva lì. E tanto Danone come sponsor tecnico, dopo Upim e dopo Ariston. E ovviamente, ancora una volta dietro, non c'è niente. Devo davvero sgridare il mio papà. Questa qua ha il collettino, tra l'altro, con i bottoncini. Non l'abbiamo vista esattamente così, quindi con i bottoncini a clip, l'abbiamo vista con i bottoncini, cioè quella gialla, sempre, di Tevez, con i bottoncini, veramente molto bella. E poi mi pare che ce ne sia stata anche una bianconera con i bottoncini più avanti, di cui dovrei averla di Dybala, forse due di Dybala, quell'annata in cui ho comprato la 21 e la 10. Questa non riesco a collocarla in una determinata stagione. Posso dire che sta tra il 92 e il 94, perché quell'anno in cui abbiamo avuto K di colore verde, erano quelle annate lì. Ancora Danone, ancora K, ancora le due stelle. Molto bella questa, elegante. Questa è proprio una cazzo di maglia della Juventus. E dietro ancora niente. Ma arriveranno. In questo momento niente, ma arriveranno. 1994-1995. Danone, la Juventus, tra l'altro qua inizia a mettere lo stemma. Eccolo qua, infatti ho controllato che prima non c'era. Ancora K, ancora gialla-blu, i colori di Torino. Qua c'è ancora l'etichetta addirittura, quindi veramente tanta roba, neanche a dirvelo dietro, ancora niente. Tra l'altro notare qua blu con le stelle gialle sulla manica, qualcuno di voi sta già iniziando a pensare, questa è del 95, quindi ci stiamo avvicinando a. Sempre 94-95, se quella era quella away, questa è quella, la prima, la principale, quella classica. Lo stemma della Juventus è qua, in mezzo al colletto praticamente, e poi il resto è una classica maglia bianconera, secondo me molto bella, cioè queste maglie qua sono molto belle. Ho una passione per le maglie tra gli anni 90, metà anni 90 e inizio anno 2000, mi piacciono tanto in quel decennio lì, quindi dal 94 in poi si iniziano a essere veramente tutte belle, soprattutto quelle intorno al 2000-2005, quelle lì sono stupende secondo me. E anche questa è molto molto ok, ma le altre le andremo a vedere. E qua arriviamo alla stagione 1995-1996, ragazzi, che vuol dire tanto. Questa era la prima, la maglia numero uno, la principale, con scudetto e Coppa Italia. Guardate che bella che è una maglia della Juventus classica, vecchia, con scudetto e Coppa Italia. Qua abbiamo un numero, abbiamo identificato il 15 in Alessio Tacchinardi, dovrebbe essere Tacchinardi il 15 di quell'annata lì. Non so bene perché mio papà abbia comprato la numero 15 di quell'annata lì, però ha portato bene perché questa è l'annata in cui abbiamo vinto l'ultima Champions League. Attenzione perché di questa annata qua ci saranno tante maglie. Intanto un'altra identica, uguale, precisa, spiaccicata, uguale. Stessa maglia, quindi stessa annata, però dietro invece che il 15 c'è nome e numero. Vialli, perché se ben ricordo questo è stato l'anno in cui hanno iniziato ad associare il nome e il numero, quindi magari mio papà aveva comprato la 15 subito e poi è stato esposto il numero e il nome nelle maglie. Vialli aveva il numero 9, capitano, l'ultimo capitano che ha alzato la Coppa dei Campioni della Juventus. Tra l'altro notare quante erano brutte una volta, perché non attaccavano le lettere come le attaccano adesso, attaccavano una bella patacca bruttissima con già il nome stampato sopra, quindi non sono lettere, questa è proprio una patacca attaccata sulla maglia bianca, e questa qua è la maglia numero 9 di Gianluca Vialli. E poi c'è la maglia della finale della sera di Roma, in cui Penna Bianca Ravanelli firma quel gol bellissima e poi dopo andiamo a vincere la coppa ai rigori. Eccola qua,
dovreste conoscere a tutti, infatti ci sono le stelle gialle sulle maniche. Tra l'altro, dettaglio, è stata riproposta tanti anni questa versione, nelle versioni successive la stella non sarà gialla ma sarà nera, quindi siamo andati a controllare anche questi particolari. E ancora una volta lo stemma della Juventus sul colletto, eccola qua. Poi questa è una chicca, ragazzi, pensavamo fosse tarocca perché non la trovavamo da nessuna parte. Ora ve la faccio vedere e voi direte: ma cosa cambia da quella di prima? È identica, c'è lo stemma della Juve, c'è K, le due stelle Sony, è gialla e blu dietro, non abbiamo il numero, ma c'è una particolarità, una peculiarità. Prima, vi ricordate, vi ho fatto vedere sulle maniche, c'erano due stelle gialle enormi. In questa, invece, ci sono tutti i loghi di K ripetuti. Eccola qua, su entrambe le maniche, ok? E continuavamo a dire, ma dove è stata tirata fuori questa maglia? In che stagione? In quale stagione viene? Questa maglia è davvero una chicca. Stagione 1996-1997, dopo che la Juventus vince la Coppa dei Campioni, appunto Roma contro l'Ajax, in estate fa un torneo che si chiama Competizione dei Quattro Trofei, ed è una competizione che si sono inventati lì per lì, e la Juventus ha creato questa maglia esclusiva per giocare solo quella competizione estiva. E mia mamma l'ha presa! Quindi è una maglia veramente molto, molto, molto speciale e anche abbastanza unica, se proprio devo dire la verità. È una chicca. Non so quanti di voi magari erano a conoscenza di questa storia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Poi abbiamo questa, signori, che io non ricordavo, devo essere sincero, questa bella maglia rosa, 97-98, scusate, infatti non mi tornava. Perché? Perché questa è quella del centenario della Juventus, infatti c'è scritto Juventus, Sony K Mini Disc addirittura. Tra l'altro io so che le maglie rosa non sono amatissime, ma a me piacciono un sacco le maglie rosa. Poi ovviamente non mi fa pensare alla Juventus, subito almeno, ma le maglie rosa secondo me sono molto 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 belle. Anche in questo caso nessun nome, nessun numero dietro, però questa maglia è molto molto figa secondo me. Qua c'è un'altra chicca, signori. Stagione 1998-1999. Questa è bellissima, mi alzo in piedi perché questa è una maglia veramente stratosferica. Guardatela, tutta bianca con le rifiniture nere. Io una maglia del genere la vorrei anche oggi, nella Juventus di oggi. Se dovessero creare una maglia di questo tipo la comprerei senza pensarci su due volte. Eppure un'altra maglia particolare, perché siamo andati a vedere le stagioni e non la riuscivamo a collocare da nessuna parte. Ripeto, quella bianca, che è qua, 98-99. Perché è particolare? Perché questa maglia è stata utilizzata solo ed esclusivamente in Champions League. E infatti c'è la patch della Champions League. Veramente tanta roba. Questi sono piccoli dettagli particolari e qua c'è lo stemma della Juventus sulla manica. Quindi stemma della Juventus sulla manica, stemma della Champions sull'altra. È una maglia bianca, completamente bianca, con delle rifiniture nere più lo scudetto. Secondo me è strepitosa. Una delle più belle, devo dire, di tutta la collezione. E anche abbastanza esclusiva, appunto. Poi iniziamo ad avere quelle che secondo me sono due tra le più belle in assoluto, stagioni 1998-1999, quindi stiamo concludendo il millennio. Signori, questa maglia è spettacolare. Questa maglia è spettacolare. Ditemi quanto è bella questa maglia. Ditemi, anche qua mi devo alzare in piedi, quanto è bella questa maglia. Quanto è bella questa maglia. Quanto? Stai su colletto, ve lo facciamo vedere. Quanto è bella questa maglia qua. K di più, lo scudetto, ancora la Juve su una manica, sull'altra non c'è niente. E la giro, perché ancora una volta è Alessandro Del Piero, come quella lì che c'ho dietro, firmata. Ma questa è storica, questa viene dal secolo scorso. A parte il nome, il numero in rosso, il front della maglia invece che il retro, il front è bellissimo. Guardate che cosa spettacolare, maglia bellissima secondo me, quello che dicevo prima, secondo me le maglie di metà anni 90, inizio anni 2000 sono veramente stratosferiche. E per concludere, l'ultima maglia degli anni 90, anche questa è una chicca, non tanto per la maglia in sé, perché la maglia era normalissima, tra l'altro anche sporca, io non so che cazzo ci abbia fatto mio papà con i suoi amici, non so, hanno commesso un omicidio, probabilmente tutta sporca, non ne ho idea, questa è molto bella, è simile a quella di prima. Abbiamo lo stemma della Juve qua, di più, K, ok? Quindi una maglia veramente molto molto figa. Secondo me è veramente molto molto interessante, con ancora K sulle maniche. E dietro
il nome di Zinedine Zidane. Cerco di fare delle foto che sembrano anche miniature, così magari poi posso salvarle successivamente e utilizzarle come miniature. Zinedine Zidane. Mio papà ha una maglia di Zinedine Zidane. Tanta roba. Tanta roba. Iniziano a essere quasi alla fine, ragazzi. Ci sono quelle degli anni 2000. Stagione 2001-2002. Eccola qua. Anche questa molto molto bella. Preferivo quell'altra, devo essere sincero. Ma Lotto e Fastweb iniziano a essere delle cose abbastanza fresche nella mia memoria. Perché, ripeto, io sono del 92. Quindi qua iniziavo a capire, vedere le partite per televisione. Quelle là me le ricordo abbastanza bene. Queste un pelo meno, clamorosamente, dato che siamo dopo a livello cronologico. Però qualcosina sì, qualche ricordo inizierò ad avercela. Eccola qua, purtroppo anche questa, senza nome e senza numero. Dopo Del Piero, Vialli, Zidane, basta. E poi abbiamo la prima maglia della Juventus con sponsor tecnico Nike, stagione 2003-2004. Eccola qua, Juventus, Nike e Fastweb. Ecco, questa inizia a essere fresca nella mia memoria, perché ovviamente inizio a crescere anch'io. Questa ha la peculiarità di avere il sottobianco, ok? Tutta bianconera, poi arriva alla fine, si ferma e c'è il sottobianco. Anche questa purtroppo non ha un proprietario, non ha un nome, non ha un numero, e anche il retro allo sfondo bianco alla fine. Bella questa, molto molto semplice, secondo me molto molto bella. Poi adesso iniziamo ad andare verso due maglie che, se la memoria non mi inganna, dovrebbero essere state indossate direttamente dai giocatori. Questa è la maglia con Sky, quindi stagione 2004-2005, una unica, prima e unica stagione con Juventus con Sky. Ci sono le due stelle qua, c'è Nike ancora una volta, Juventus al centro della maglia, eccolo qua, il logo della Juventus con il quale sono cresciuto, ovviamente una delle... Ah no, era il primo anno probabilmente in cui avevamo questo nuovo logo della Juve, prima della modifica, dell'aggiornamento con la J attuale che abbiamo ora, c'è una mosca. Ripeto, questa dovrebbe essere stata indossata, se la memoria non mi inganna, il Puma Emerson. Infatti guardate che bestia di una maglia, è allucinante, è grandissima. Io sono quasi 90 kg e mi sta larga. Mi sta larga, per farvi capire i calciatori che maglie che utilizzano. Eccole qua, eccola qua. È stata lavata. Anche se è stata indossata, è stata lavata, per quello. Ma non lo so, ha un odorino che non lo so. E poi entriamo anche qua nel fresco, perché anche questa maglia qua dovrebbe essere stata indossata, signori, questa è la stagione successiva, quindi 2005-2006, l'ultima stagione della Juventus in Serie A prima di Calciopoli. Ancora una volta, qua però abbiamo centenario del primo scudetto, 1905-2005. Eccola qua, sul logo, come potete vedere qui, eccolo qua, non so se lo riuscite a leggere, Tamoil, come sponsor tecnico che ci accompagnerà anche la stagione successiva, ma in Serie B. Anche questa dovrebbe essere stata indossata, signori miei, da Zlatan Ibrahimovic. Da Zlatan Ibrahimovic. Eccolo qua, Ibra. E come vi dicevo prima, Ibra poi è una super bestia. Direi che si vede che è una maglietta abbastanza grande. Poi era ancora l'Ibra ventenne, per dire, quindi probabilmente è anche cresciuto ancora di più. Adesso usa maglie ancora più grandi perché avrà preso 30 kg di muscoli, Ibra, in questi anni. Poi purtroppo c'è la maglia della Serie B, stagione 2005-2006. Purtroppo fino a un certo punto, perché sono veramente contento del nome che andremo a trovare qui dietro. Bella, perché la maglia è bella, è veramente molto bella. I ricordi legati alla B un pochino meno, devo essere sincero. Le due stelle qua sono sulla manica, ma il nome dietro, sono veramente contento che mio papà abbia comprato una maglia di Pavel Nedved, giocatore che vince il pallone d'oro alla Juventus, non riesce a giocare e quindi a vincere, perché andò male la sua finale di Champions League con la Juve, giocatore che decide di andare in Serie B, l'inferno della Serie B, giocatore che decide di rimanere legato alla Juventus per sempre, vicepresidente anche d'oggi, nell'arco dei 9 scudetti consecutivi era lì, e io sono contento di essere stato presente all'addio al calcio di Pavel Nedved in quel Juventus-Lazio, vinto con una doppietta di Vincenzo Iaquinta, nella quale poi Nedved ha veramente salutato la Juve prima di rifiutare la proposta dell'Inter di Mourinho, che gli aveva promesso la Champions League, cosa che poi effettivamente è successa per l'Inter, ma Nedved ha detto no, all'Inter no, avrei pensato e ragionato su qualsiasi altra squadra, ma l'Inter no.
Quindi sono veramente contento. C'è ancora il cartellino. Veramente contento di avere una maglia di Pavel Nedved. E poi c'è questa, che è mia, stagione 2010-2011, quella di Del Neri per intenderci. Non ve l'ho fatta vedere nell'altra collezione di maglie perché l'avevo persa ed era finita insieme alle altre maglie di mio papà. Eccola qua, una maglia anche discretamente brutta, diciamolo, oltre alla stagione anche la maglia non era un granché, però iconica perché dietro c'è stampato il nome di Alessandro Del Piero 10, che è la ragione, è il motivo per il quale veramente mi sono innamorato del calcio, signori. Quel mondiale del 2006 e quel gol alla Germania mi hanno veramente fatto capire che sì, mi ha sempre detto di forza Juve, però non sono mai stato convinto di dirlo perché non ho mai seguito il calcio, non mi ero mai interessato del calcio. Ma quel gol di Del Piero, quel gol di Del Piero, quella linguaccia, quella corsa, quel tiro a giro, quella sensazione. Penso che il calcio si possa racchiudere in sensazioni. Tante volte mi chiedono, vabbè, ma sei juventino per scelta, cioè hai deciso di ti fare i più forti, è facile così. La prima stagione che ho fatto è stata la Serie B. E se ho deciso di ti fare la Juve è perché quel giocatore lì mi ha fatto battere il cuore in quel preciso momento e sono riuscito a crearmi delle sensazioni, delle emozioni che mi hanno portato ad amare quell'uomo lì che prende la decisione, campione del mondo, di andare in Serie B per quella squadra lì. Credo che tutto ciò sia bellissimo, come credo che sia bellissima questa collezione di maglie che mi ha concesso il mio papà per questo video, che ringrazio. Spero di non aver detto inesattezze storiche riguardo alle annate, spero che il contenuto sia venuto abbastanza piacevole e godibile anche da parte vostra. Fatemi sapere se avete delle maglie di questo tipo, se avete queste maglie che abbiamo visto, se ne avete altre nelle annate in cui manca effettivamente lo slot, perché magari non è stato acquistato, perché magari sono ancora in giro a qualche parte per casa. Era un video che volevo fare da tempo, sono riuscito a portarvelo, sono contento e sono anche contento di come è venuto, perché secondo me il contenuto sarà di buon livello e ripeto, una roba che non avevamo mai visto su YouTube Italia e probabilmente su YouTube in generale. Ragazzi, vi saluto e concludendo vi invito ad acquistare maglie originali, maglie che sono assolutamente al 100% idonee, non contraffatte, perché anche l'altro giorno su Instagram un ragazzo mi ha chiesto: ma tu dove le compri le maglie a basso prezzo su questo sito qua? Lo sapete come la penso, io voglio un ricordo e so che costano tanto, ma tutti gli anni decido di acquistare una barra due maglie, magari la seconda la prendo sempre verso fine anno quando ci sono gli sconti, però io voglio le mie maglie originali per fare queste cose qua, tirarle fuori a un certo punto della mia vita e ricordarmi della sensazione, dell'emozione di quando l'ho acquistata. Poi la prima maglia che ho comprato da ragazzino, avevo 13-14 anni, avevo ancora 13 anni all'epoca perché era il 9 luglio 2006, la compro di Cannavaro Tarocca, che è quella che poi mi sono messo l'altra sera quando abbiamo vinto gli europei, proprio perché quel 9 luglio era diventata campione del mondo e volevo regalare la soddisfazione a quella maglia di diventare anche campione d'Europa. Quindi ovvio che poi sono legato anche a quella maglietta specifica lì. Però ora che capisco qualcosa di più, ora che sono diventato grande, lavorando me le posso anche permettere delle due, preferisco spendere qualche soldino in più per un ricordo originale e che soprattutto supporta anche la Juventus, la mia squadra di calcio. E spero che quel piccolissimo sacrificio che faccio io possa poi tradursi in tanti altri campioni come Vialli, Zidane, Del Piero, Nedved, ora Cristiano Ronaldo e tanti giocatori che un domani potremo dire è stato fantastico vederli giocare con la nostra maglia, e io quella maglia pure ce l'ho in collezione.